Sì, era un impegno che all'unanimità avevamo assunto in Consiglio Comunale. Io ringrazio in particolar modo la consigliera Denise Ciancio Paratore che ci aveva avanzato questa proposta, abbiamo favorevolmente accolto e i lavori inizieranno da lunedì e dureranno circa 45 giorni. Si tratta di un impegno significativo perché permetterà un costante ricambio dell'aria all'interno degli ambienti dell'Italo Calvino che sono frequentati dai bambini della scuola dell'infanzia. È un intervento che riguarderà l'intero edificio, l'intera superficie dell'edificio e permetterà per l'appunto di, tramite un trattamento meccanizzato di ventilazione, di espellere l'aria viziata all'interno degli ambienti e immettere l'aria che proviene dall'esterno, con delle piccole modifiche di temperatura a seconda che ci si trovi nella stagione invernale o in quella estiva, ovviamente favorendo l'aria calda nella stagione invernale e l'aria invece fresca per quanto riguarda la stagione estiva. Quindi un intervento che fa favore dei più piccoli fra i nostri studenti e anche per tutto il personale scolastico.